Oggi vogliamo parlare del Superbonus 110%. Lo facciamo con Davide Ponzo della sezione costruttori edili di Ancecuneo. Ben trovato, Davide. Buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. In che cosa consiste il Superbonus e chi può usufruirne? Il Superbonus è stato introdotto dal decreto rilancio e prevede una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficienza energetica, quindi isolamento cappotto, sostituzione caldaie, riduzione del rischio sismico e, qualora venga eseguito almeno uno dei precedenti, anche la sostituzione dei serramenti e l'installazione dell'impianto fotovoltaico in edificio prevalente destinazione residenziale. Chi può usufruirne? Le persone fisiche, i condomini, le cooperative, gli istituti autonomi delle case popolari, associazioni e società sportive dilettantistiche. Quali sono i principali requisiti tecnici per poter accedere all'incentivo del Superbonus? Allora, per l'efficientamento energetico sono necessari il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio e l'utilizzo di materiali ecosostenibili, oltre a specifiche caratteristiche dei singoli componenti riportati nei provvedimenti attuativi ministeriali. Nel caso invece di interventi sulla riduzione del rischio sismico, è necessario che il comune nel quale è ubicato l'immobile oggetto di intervento sia ricompreso in zona sismica 1, 2 o 3. Per capirci, in provincia di Cuneo il 57% dei comuni sono in classe 3. La verifica tecnica preliminare andrà seguita da un professionista abilitato che, attraverso uno studio di fattibilità, valuterà per prima cosa la presenza di tutti i requisiti per accedere al bonus e poi effettuerà un'analisi delle diverse ipotesi di intervento possibili, valutando insieme alla proprietà la scelta più Sono presenti corretta. dei limiti di spesa? Sì, il decreto stabilisce, fra le altre cose, i massimali di spesa previsti dall'agevolazione per ogni singola tipologia di intervento, che andranno obbligatoriamente asseverate dal tecnico abilitato. Con una circolare dell'Agenzia delle Entrate viene inoltre specificato che rientreranno nell'agevolazione anche tutte le spese accessorie e professionali, ad esempio l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione, installazione di ponteggi, l'IVA, l'imposta di bollo e la tassa per l'occupazione del suolo C'erano pubblico. già dei precedenti bonus per l'edilizia. Quali sono le differenze col Superbonus 110%? Sì, una novità molto importante rispetto alle altre agevolazioni prevista dal decreto è la possibilità di cedere il credito all'impresa che esegue i lavori o a terzi, comprese banche e finanziarie, mettendosi così al sicuro dal rischio di non poter godere appieno delle detrazioni fiscali e senza la necessità di anticipare i soldi per i lavori. Quali attività avete previsto come Confindustria Cuneo e Ance Cuneo in merito al Superbonus 110%? Sì, la nostra associazione ha costituito un apposito sportello Superbonus 110% per fornire un servizio di consulenza gratuita alle aziende associate, oltre alla predisposizione di un'area dedicata sul portale dell'associazione, costantemente aggiornato e contenente l'elenco dei principali provvedimenti normativi, la modulistica, manuali, guide, per fornire alle nostre aziende un'informazione a 360 gradi del provvedimento. Noi ringraziamo Davide Ponzo della sezione costruttori edili Ance Cuneo per essere stato in frequenza con noi e averci spiegato un po' meglio questa questione del Superbonus 110%. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.